Con l'inaugurazione dei lavori di oggi prosegue l'opera dell'amministrazione comunale di riqualificazione dell'intero complesso di San Francesco. Dopo la riapertura dell'ex teatro nel 2019 si è proceduto con i lavori che hanno restituito la vivibilità ad alcuni alloggi popolari e li rendono così assegnabili. Sono stati sistemati anche gli spazi esterni perché c'erano muretti e altre situazioni di pericolo oltre che frutti di danneggiamenti del passato. Così come l'amministrazione aveva già provveduto alla risistemazione del pavimento antistante l'ingresso dell'ufficio postale. Adesso, come ha ricordato il sindaco, saranno ultimati i lavori di recupero architettonico, riqualificazione conservativa della chiesa di San Francesco che inaugureremo a breve. E la sala Fra Giordano e gli altri spazi antistanti del complesso sono stati anche inseriti in un progetto del PNR di riqualificazione, rigenerazione culturale, per cui il complesso, che è uno degli attrattori culturali più importanti di Giano, è sicuramente al centro dell'interesse e dell'impegno dell'amministrazione. E quindi il nostro programma di rilancio del capoluogo procede speditamente, procede su tanti fronti e in sinergia con tutti gli enti coinvolti e con una nuova inaugurazione che fortunatamente non facciamo a scadenza elettorale, ma facciamo a metà del nostro mandato.